Ciao a tutti ragazzi, eccoci qua anche oggi con un nuovissimo video. Il Sailor Moon Tag che ho trovato sul canale di Erika Kawaii e poi ho scoperto essere stato ideato da Ashura's Channel, che ovviamente per correttezza vi linko qui sotto insieme a tutte le domande di questo tag. Questo tag è fatto da 14 domande, ovviamente tutte su Sailor Moon, e io direi di iniziare subito a vedere le domande e cominciare a rispondere. La prima domanda: qual è la tua Sailor preferita? La mia Sailor preferita è in assoluto Sailor Nettuno, anche se devo dire che da bambino ho cambiato idea molte volte, perché inizialmente mi piaceva da morire Sailor Jupiter, poi ho adorato Sailor Mercury, fino al punto in cui ho cominciato ad amare alla follia Sailor Nettuno e tuttora la mia preferita rimane lei. Seconda domanda: qual è l'attacco più forte e quello più debole secondo te? Penso che l'attacco più forte di tutti sia quello di Sailor Saturn, che come dicono appunto anche nell'anime pare essere l'attacco più forte, quello dove addirittura anche lei stessa si deve sacrificare e sarebbe annientata per sfoderare questo attacco. Invece l'attacco più debole credo sia, come sempre, Kibiusa, che io la trovo veramente inutile, non la sopporto, ma lei con il suo scettro, con i piccoli cuori rosa, era veramente una cosa imbarazzante, io ne avrei fatto anche a meno. Terza domanda: qual è la tua sigla preferita? Sono molto indeciso perché mi è sempre piaciuta da morire la terza sigla, quella di Sailor Moon e il cristallo del cuore, però devo dire che negli ultimi anni mi piace veramente parecchio anche la Luna Splendida, la seconda serie, però penso che rimango sul cristallo del cuore, rimango ancora lì, magari più avanti cambierò idea un'altra volta. Quarta domanda: cosa ne pensi delle censure fatte da Mediaset al cartone anni 90? Diciamo che su queste cose sono particolarmente contrario alla censura, perché non trovo giusto andare a prendere dei prodotti che non sono fatti per bambini e cercare di renderli per bambini. Sailor Moon, da quello che so io e da quello che ho potuto vedere io, non mi sembra un anime fatto prettamente per bambini. Mi sembra invece fatto per bambini abbastanza grandi, adolescenti, eccetera. Di sicuro non per bambini che sono abituati magari a guardare Dora l'esploratrice o Peppa Pig, i Teletubbies, eccetera. E quindi non trovo veramente giusto andare a prendere un prodotto e cercare di modificarlo per poterlo, diciamo, dare in pasto a chiunque. E in ogni caso trovo che in Sailor Moon non ci siano mai stati questi temi così pesanti, così drastici, così brutti da non poterli far vedere a un bambino, da negarli a un bambino. Quindi sul discorso censura sono comunque contrario, e su Sailor Moon ancora più contrario, perché secondo me non c'era niente di male a farlo vedere così com'era. Quinta domanda: Sailor Moon anni 90 o Crystal? Allora, devo ammettere che il Crystal non ho ancora finito di vederlo, perché quando ho saputo che sarebbe uscito con il doppiaggio italiano ho preferito lasciar perdere e riguardarlo direttamente col doppiaggio italiano, perché so che molti adesso mi massacreranno, ma io mi stufo e non mi piace tanto guardare le cose con i sottotitoli. Sicuramente senti la voce originale, magari nei film senti l'attore come ha recitato realmente, però io mi stufo dover leggere, mi stufo dover capire, preferisco veramente guardare tutto in italiano, così mi rilasso, lo guardo fino in fondo senza problemi. Di sicuro, per quello che ho visto, il Crystal mi piace comunque moltissimo, ma sono troppo affezionato a quello degli anni 90 con cui sono cresciuto, perché comunque quando io andavo alle elementari giocavo a Sailor Moon, tornavo a casa e guardavo Sailor Moon, quindi sicuramente tuttora preferisco l'anime anni 90 anche solo per una questione emotiva. Sesta domanda: qual è il tuo cattivo preferito? Se si può considerare un cattivo, sicuramente la Despota 9. Settima domanda: quale Sailor è più inutile di tutte? Penso di averlo già detto prima, io non la sopporto, la trovo brutta, la trovo inutile, la trovo irritante, l'avrei proprio tolta, e sicuramente è Kibiusa. Non ho altro da dire, è inutile, semplicemente inutile. Ottava domanda: qual è il tuo personaggio maschile preferito? Non ho un personaggio maschile preferito, soprattutto perché secondo me in questa serie hanno dato veramente tantissima importanza alla parte femminile e pochissima importanza alla parte maschile. E devo dire che i personaggi maschili che ci sono comunque non mi fanno impazzire, li trovo quasi un po' di contorno a quello che è veramente la storia di queste guerriere super fighe, super belle, che spaccano i culi a tutti, che combattono contro tutti e salvano sempre il mondo. Domanda numero 9: Marzio contro Seiya, quale preferisci? Mi ricollego alla domanda di prima, dove secondo me sono un po' inutili entrambi, però se devo scegliere sicuramente Seiya, perché è un pochino più il fighetto di turno, mi sembra un po' meno inutile. Domanda numero 10: hai mai acquistato o ti hanno regalato un oggetto di Sailor Moon? Penso di non dovervi neanche rispondere, perché stavo quasi pensando addirittura di farvi un video con la mia collezione di Sailor Moon tra regali e cose acquistate. Quindi sì, mi hanno regalato, ho comprato un po' di cose di Sailor Moon. Domanda numero 11: qual è il trauma più grande derivato da questo anime? Non capisco bene se la domanda mi vuole chiedere se io ho avuto un trauma nella mia vita per colpa di Sailor Moon o quale momento di Sailor Moon per me è stato più traumatico. Penso sia la seconda, e quindi io risponderò a quello. Il momento secondo me più traumatico, quello che
mi ha fatto stare veramente più male di tutti è stato sicuramente la fine della prima serie, dove praticamente muoiono tutte, dove Sailor Moon rischia di morire pure lei, dove vedi che loro tornano sotto forma di anima, sotto forma quasi di fantasma per aiutarla, e lì mi sono fatto tanti di quei pianti e tuttora ogni volta che lo riguardo piango sempre. Sicuramente quello è stato il momento peggiore e anche il migliore, perché è veramente bellissimo, però emotivamente è sempre stato abbastanza traumatico. Domanda numero 12: hai mai pensato di diventare una Sailor? Se sì, quale? Da piccolo sì, sicuramente sì, come penso il 90% della gente che giocava o guardava Sailor Moon adorava questo cartone animato. E mi ricordo che eravamo in due maschi a giocare nel nostro gruppetto e volevano sempre far fare Sailor Mercury a lui perché aveva i capelli un pochino più lunghi e Milord a me perché li avevo più corti, e io non volevo ovviamente mai fare Milord perché, come vi ho detto prima, l'ho sempre trovato inutile, non mi è piaciuto, fino al punto in cui si è tagliato i capelli e lui stesso voleva fare Milord, quindi ci siamo scambiati i ruoli e io ero contentissimo. Aneddoto imbarazzante finito. Domanda numero 13: Sailor Moon è un cartone per ragazze? Cosa ne pensi? Allora, come ho già risposto a una domanda in un precedente video su, se non sbaglio, l'abbigliamento, penso che non esista niente che sia solo per maschi, solo per femmine. Penso che ognuno debba fare, guardare, vestirsi, giocare e qualsiasi altra cosa, fare solo quello che vuole, quello che lo fa star bene, senza pensare sono da maschi, sono da femmine, mi devo vergognare, mi devo imbarazzare. Io stesso per troppo tempo ho messo da parte certe mie passioni perché mi dicevano tutti che erano da femmine e mi vergognavo. E ragazzi, vi dico che veramente rimpiango di non essermene sbattuto le scatole prima e di non aver fatto subito quello che mi interessava. Quindi questa distinzione tra cose da maschi e cose da femmina, secondo me, non deve assolutamente esistere. E poi Sailor Moon è talmente bello che lo devono guardare tutti. Ultima domanda: i nemici delle Sailor cosa facevano mentre queste si trasformavano? Devo dire che è una cosa che mi sono spesso chiesto, soprattutto perché da bambino pensavo che durante la loro trasformazione magari il tempo si fermasse intorno a loro e quindi realmente per i nemici la loro trasformazione durasse un istante. Poi invece ho visto in certe puntate che mentre loro provano a trasformarsi o mentre loro si trasformano fanno vedere che i nemici vanno avanti a fare qualcosa, e quindi sinceramente non ho mai capito. Non lo so, probabilmente andavano a prendersi un gelato o si grattavano, non lo so, chiacchieravano, passavano il tempo. Quindi ragazzi, questo tag è finito. Devo dire che mi ha fatto molto piacere, anche perché in un paio di domande ho potuto raccontarvi qualcosina o comunque di esprimere un po' meglio qualche pensiero mio. Per la prima volta taggo anch'io qualcuno, quindi chiedo a queste persone di rifare questo tag e di farmelo vedere. E vorrei che lo facessero anche il mio amico Davide, Sparkle Giochi e Bambole, e Funko Pop Italian Adventure, che sono veramente curioso di sapere le loro risposte a questo tag che io trovo veramente carinissimo. Ovviamente ragazzi, se volete, le domande le trovate qui sotto, ve le scrivo tutte qui sotto, potete farlo tutti. Se lo fate, fatemelo sapere, che sarei veramente curioso di vedere i video in cui voi rispondete a queste domande. Come sempre, qui sotto nei commenti fatemi sapere se il video vi è piaciuto, fatemi sapere tutto quello che volete. Io vi saluto, vi mando un bacione e ci vediamo al prossimo video.